Siamo Siamo già in diretta? Sì, mi sa di sì, eh. in diretta, ragazzi. Fuga doveva essere e fuga è stata. È inutile dirlo, ma è così. È così. Nel ciclismo non si inventa niente. Fuga doveva essere e fuga è stata. Sento comunque un campo del mondo, quindi insomma, non è male, ecco, come situazione, no? Stefano, hai visto la tappa? Ma ci si riuscirà prima della fine del tour a vincere una tappa? Ma oggi era la giornata buona, però Pedersen oggi era, secondo me, era imbattibile. È stato furbo anche perché ha attaccato quando nel momento in cui Pippo cercava di prendere da mangiare. Però le interviste dopo la corsa Pippo ha detto che non è che ne aveva molto per andargli dietro. Quindi, secondo me, è stato un vincitore degno oggi. No, Eh vabbè, sì, poi mi sa di insomma, sì. dai. Ma l'unica speranza Pedersen. era che Ganna anticipasse, perché poi in volata era Però, chiaramente battuto. ragazzi, siamo alla 13ª tappa, e la fatica si inizia a sentire e si è visto anche i corridori che si staccavano su salite di terza categoria, di seconda categoria, che non si staccano, quindi già dopo 10 giorni, poi il caldo, il tour, le medie che stanno facendo, quindi la fatica si fa molto sentire in questo momento. Ce la faremo a vincere Ecco. una tappa con i colori italiani? Chi potrà essere delle nostre pedine al tour che può vincere, secondo te? Ma guarda, ieri speravo in Ciccone, perché è uno che nelle fughe, specialmente quando ci sono le grandi salite, è sempre presente. Purtroppo sta pagando un momentino l'inizio del Tour de France, che non è stato bene, ecco. E ti dico, ti posso assicurare che io l'ho corso, non stare bene al Tour non è come le altre corse che recuperi. Purtroppo il caldo, le medie. E poi c'è da dire che le strade francesi presentano poca pianura da poter recuperare, quindi è tutto un vallonamento su e giù e fai veramente fatica a recuperare. Eh Ma poi, tra beh, è l'altro, vero. stanno andando forte. Tu, tra l'altro, sai qualcosa, no, Stefano, all'occhio, perché sei quello che dà il via alle corse. Siamo abituati a Ma vederti guarda, dare il via alle corse e ora praticamente vanno forte fin da subito. Già appena ti sbandieri, loro partono. Sì, ma è proprio tutta la co tutte, è tutto l'anno, anche gli anni precedenti, le medie si sono alzate notevolmente. Effettivamente quest'anno il tour le medie sono molto alte, però voglio ricordare che anche al Giro erano molto alte. Infatti. Quindi, sono i corridori che esprimono un metodo nuovo di correre, che è questo, ecco. Sì, probabilmente guarda, Gian Andrea Stanga ha preso un po' il noccio della questione. Probabilmente l'unico momento in cui potremo vincere o che ci andremo veramente vicino sarà con Ganna, se lui serba le energie. Sarà quel giorno lì, sperando che Van Aert non vada come una moto come sta andando, perché il Van Aert di oggi probabilmente rischia di battere Ganna su quella crono. È 18º in classifica, eh? Cioè. Appunto, guarda, bravo, hai aperto il primo nocciolo della questione della giornata, è questo. Un Van Aert, perché poi è una discussione che va sempre. È sempre sulla bocca un po' di tutti, no? Van Aert è forte, è un cronoman, è un velocista, è un uomo da classiche, può vincere le tappe in salita, le tappe in pianura, ma facendo il gregario, spremendosi come un'arancia per tutta la squadra, comunque è 18º in classifica. Cioè, se lui corresse per un'altra squadra e fosse il capitano unico, Ma potrebbe guarda, io arrivare. mi ricordo un momentino i tempi indietro, ed è brutto dirlo quando correvo io. Saronni
cercava di prendere tutti questi grandi campioni. Campioni che nelle altre squadre belghe e francesi facevano il capitani e non riuscivano mai a vincere. Andando con Beppe riuscirono a vincere, ovviamente Beppe, i grandi giro come Giro d'Italia, i mondiali e tutte le classiche. Quindi non è detto che fare, tra virgolette, perché io non lo considero un gregario Van Aert, fare il gregario possa andare in un'altra squadra e vincere un grande giro. Boh, in effetti è Però un po' un azzardo, no? Per magari iniziare sempre. con fare il capitano a una vuelta, un giro e vedere un po' come va. Ecco. Magari poter Come fare va? questo. Esatto. Non è sempre il solito dubbio, no? Che ci portiamo per questi corridori molto forti nei corsi di un giorno che poi hanno i watt, in effetti, per esprimersi anche in salita e diciamo, però se si trasformasse, lavorasse sulle corse a tappe, potrebbe vincere un Tour de France, un Giro d'Italia, eccetera, ma non rischia poi di rimanere a metà del guado e di, tra virgolette, rovinarsi come hanno fatto tanti corridori che hanno provato a fare questo passaggio, questa metamorfosi, oppure magari ci riesce in un colpo, in un anno, e poi dopo È invece crolla negli anni successivi. quello che Tipo dicevo, Wiggins ce l'ha fatta un anno solo, è quello che ha dicevo smesso. poc'anzi. Non lo so, come dicevo prima, secondo me dovrebbe Che ti puntare correggo, fuori Stefano, Van vedere. Aert è 34esimo in classifica, infatti Ah, perché 34esimo. Ah, me la sorto il dubbio, diciottesimo comunque era un vabbè. po' troppo in alto. Ma io Sì, avevo capito comunque dalla televisione prima, 18esimo, per quello ho detto, a un'ora e qualcosa, un'ora e vabbè. No, 04. è un'ora e 04, è vero, però è un'ora e 03:39, ma è 34esimo. Infatti 18esimo mi sembrava strano perché si è staccato un No, paio di volte e si è piantato, eh. ho seguito la televisione prima che lo diceva. No, però a prescindere dalla 30esima o dalla 18esima posizione, comunque è un corridore che ha dimostrato che comunque può far bene anche sulle lunghe salite. È chiaro che si va a snaturare e secondo me non proverà mai, anche perché poi non ha più 22-23 anni, insomma, va già è più già verso i 30 Van Aert, ecco. E quindi secondo me Sì. andrebbe a snaturarsi e rischierebbe di perdere tutte le qualità che ha da altre parti per poi ottenere forse un nono posto a un grande giro. Quindi voglio Esatto, dire, esatto. Ma poi allora la sua natura, non gli è conviene. quella di fare il ciclocross in inverno, quindi come Van der Poel, quindi è un corridore che non si tira indietro. Io ho visto Van der Poel al Giro d'Italia. Cioè, non c'è stato un giorno che non attaccasse. Una roba è veramente ce l'hanno nel DNA di attaccare, quindi beati loro che riescono a fare tutto questo. Allora, ti chiedono, Stefano, pensi che Pogačar possa recuperare su Vingegaard? Guarda, è una questione una domanda che mi sono fatto anch'io. Diciamo che iniziano già a conoscerlo, Pogačar, no? 2 anni fa vinse il primo tour che non era conosciuto, la Jumbo dominò, perché se vi ricordate lo vinse alla penultima tappa a cronometro, quando tutti pensavamo che vinceva Roglic. Sì. l'anno scorso l'ha vinto alla grande, quest'anno la Jumbo ha iniziato a conoscere bene, a conoscerlo bene. A iniziare a isolarlo. Quest'anno Pogačar diciamo che ha una buona squadra, non ottima come quella della Della Jumbo, Jumbo. però hanno capito evidentemente il suo punto debole e lo stanno mettendo in mezzo, ecco. Però, come diceva prima il Magro, magari già domani guardate che è una tappa insidiosissima, Sì. non si scende. Non si scende sotto gli 800 metri, si sta sempre in quota, c'è l'arrivo. È vero che ci sono 4 Gran Premi della montagna di terza categoria, ma l'arrivo che poi arrivano dove vinse Jalabert nell'aeroporto, ci sono gli ultimi 3 km al 10%. Già lì magari si può vedere qualcosa. Come diceva prima Magro, fare un po' di formichina, magari recuperare 10-15 secondi alla volta e poi giocarsela alla cronometro. Quasi. Sì, anche Ma tu come l'hai perché vista quella tappa lì dell'altro giorno che ha scompaginato tutto?
Cioè, secondo te, Più che altro l'analisi Pogacar. su tutte e due, cioè la prima tappa, cioè la seconda tappa alpina che ha perso 3 minuti e poi ieri l'Alpe d'Huez, dove soprattutto ti vogliamo chiedere sull'Alpe d'Huez, a prescindere poi dalla crisi che a quanto si è capito è stata una crisi di zuccheri, no? Di fame, quindi carenza di energie, quindi ha sbagliato a alimentarsi oppure è stato stressato dai Jumbo che l'hanno attaccato ripetutamente, sono Cioè, stati più furbi, secondo si sono te alimentati. poteva avere un'alternativa lì, oppure ha fatto quello che doveva fare? Perché c'è un po' questo dubbio, nel senso è Ma, stato un po' frenetico, oppure. lui secondo me si sentiva sicuro, se vi ricordate, nella discesa che portava prima dell'arrivo finale, della discesa del Galibier, fece Ha sorriso. fece il sorriso che accelerava. Evidentemente qualcosa è andato storto in lui nell'alimentazione, perché si è avuto un calo di zuccheri, evidentemente ha perso qualcosa nell'alimentazione. Ma si è visto quando attaccò Vingegaard subito che gli aveva aperto tutta la maglietta. Quando apri la maglia così e inizia a muovere la testa e le spalle, non è un buon segno. Quindi evidentemente ha cercato di prendere tutte le forze che aveva e perdere il meno possibile, però ha perso sempre 3 minuti. E recuperare 3 minuti, come dicevo prima, alla Jumbo, che iniziano a conoscere già appunto Pogacar, è difficile, però magari piano piano prendi 10 secondi alla volta, può magari cercare di, o 30 secondi alla volta, può cercare di recuperare qualcosa. È una bella lotta comunque, insomma, al Tour de France il livello, purtroppo noi abbiamo visto un giro comunque bello, magari qualcuno si è lamentato, no? Che è stato un po' Ma noioso, guarda. No, no, guarda, ti posso, adesso ti interrompo un secondo. Il vai giro, tranquillo. no, anch'io ho sentito il giro noioso, il giro noioso. Allora, il giro quest'anno aveva 52.000 metri di dislivello, quando di solito un grande giro sono 30-35 al massimo. Quest'anno era veramente duro il giro. È ovvio che tutti cercavano di tenere le forze per il finale. È vero, è anche vero che alla penultima tappa ha attaccato agli ultimi 3 chilometri, però è anche vero che è veramente stato un giro veramente duro, duro, duro. È stato un errore disegnarlo così, secondo te, allora? Cioè, Ma è un errore. A volte, sai, parliamoci chiaro, Stefano, le tappe dure erano quelle che ci sono sempre tutti gli anni. Il tanto si disegna. Sì. dislivello è venuto fuori perché praticamente non c'era una tappa piatta, ma c'era la tappa di Napoli, di Torino, su tutte tappe che avevano 2-3 mila metri di dislivello. Anche il Blockhaus stesso, quando fu affrontato qualche anno fa, non c'era così tanto dislivello in quella tappa. La tappa del No, Blockhaus faceva quasi 5 mila metri di dislivello. c'era anche il quarto giorno, c'è stato anche l'Etna, quindi, cioè, Sì, voglio sì, dire, sì. le salite c'erano. Ovvio che quando disegni un giro, cioè non è mai facile disegnare un giro, ecco, mettiamo i puntini subito Il perfetti. Mullah, che è uno che manca oggi, si offre di disegnarlo per il prossimo anno. Metterebbe tutte tappe dolomitiche dalla prima alla L'abbiamo già disegnato, l'abbiamo già Sì, ma immagino. quasi completato. Ecco. Sì, no, dicevi, scusami, che non è facile disegnare un giro. No, non è facile, nel senso che magari a volte scontenti uno o scontenti l'altro, e dici che è troppo duro, troppo molle. Quindi quest'anno abbiamo provato a fare questo cambiamento. E niente, è andata come è andata, però voglio dire, per me è sempre stato un bel giro, combattuto, perché le medie, se guardiamo le medie, sono molto alte anche il giro. Poi lo spettacolo che hai detto tu prima di Napoli e Torino è stato veramente eccezionale. Nessuno pensava che nelle tappe di Napoli e Torino potesse venire uno spettacolo del genere. Solo due squadre sono andate a vedere la tappa di Torino. Quelli che hanno vinto è la Ineos. Le altre squadre hanno sempre pensato di così, è una tappa come le altre. Invece gli abbiamo anche detto, un po' perché Gasparotto fino all'anno scorso era con noi, ci ha chiesto un momentino di quale tappa andare a vedere,
Le prime che avevano detto sono state proprio Napoli e Torino, che potevano avere delle insidie, e difatti le hanno avute. Sono state tappe, quella di Torino è stata una delle più belle degli ultimi anni, sinceramente. Poi magari, come giustamente si diceva, si è perso un po' di quello spettacolo, probabilmente per la durezza del giro, che era veramente tanto, effettivamente. Quindi il prossimo, e allora ora qui andiamo subito a studiare un po', no, una domandina me l'aveva fatta, poi mi sono a dare delle indicazioni in anteprima, piccoli aneddoti sul percorso, chiaramente. Il prossimo anno innanzitutto sarà sulla falsa diga dell'anno scorso, torneremo a un giro magari più standard, come dislivello, invece di avere tanti arrivi in salita, quei 4, 5, 3, 4, ma decisivi? Ma guarda, allora, disegnare un giro, come dicevo prima, non è facile, ma non è neanche tanto difficile. Allora, devi suddividere le 21 tappe con almeno 2 cronometro, un 6/7 arrivi velocisti. Per velocisti, 3 arrivi in salita ci vanno messi per forza, perché se no non sarebbe un grande giro, e le altre restanti per finisher. Ecco, diciamo che stiamo lavorando appunto per fare un giro come gli altri anni. Ecco. Allora, prima domanda ti faccio, visto che c'è Lorenzo è uscito un attimo, ti faccio una domanda allora, visto che c'è Stefano, parliamo come disegna un giro d'Italia, un giro a 3 settimane, a prescindere poi da giro tour. Allora, prima domanda, che qua quando parlavamo del giro è uscito fuori del discorso cronometro, no? Quindi quante crono ci devono essere in un grande giro e come vengono distribuiti i chilometri a cronometro. Ora, dalle mie esperienze, io sono nato a guardare il ciclismo all'incirca 94-95 più o meno, diciamo il primo Pantani, ecco. Detto questo, ora lì le crono in quegli anni lì forse erano eccessive, cioè Indurain lì vinceva i tour, i giri solamente a crono, lo stesso Berzi vinse quel giro praticamente della crono di Follonica, no? Nel 94. Quante devono essere le crono? Quanti chilometri ci devono essere? Soprattutto, questa è la domanda principale, cosa preferisci te, Stefano? La seconda crono di un grande giro, all'ultimo giorno o prima delle ultime 2-3 tappe di salita? Allora, dipende dove finisce il giro. Se finisci a Milano, deve per forza finire con una cronometro, perché purtroppo noi non abbiamo le Champs-Élysées, quindi non abbiamo alternative per arrivare nel simbolo di Milano, che è Piazza Duomo. Quindi non si può fare più il circuito per velocisti dentro Milano, come si faceva? Cioè, puoi farlo, ma vai nei luoghi dove Milano non ti vuole. No, Milano ci vuole, ma ci mancherebbe altro. Non trovi un simbolo dove, cioè le Champs-Élysées è unico, no? Noi non abbiamo... C'è l'arco della pace a Milano. Ho capito, ma l'arco della pace... Sì, vedi, a Roma sarebbe bello, ma è lontano dalle salite e le strade sono piene di buche. Beh, però quando 3 anni fa... Cinque, sei anni fa siamo arrivati, quando siamo andati a Roma, abbiamo fatto un lungo trasferimento come fanno al tour. No, allora, stavo dicendo prima delle cronometro, no? Le cronometro... Allora, innanzitutto c'è un regolamento dove le cronometro non possono più superare i 50 chilometri, 50 chilometri, quindi... Totali? No, 50 chilometri a cronometro. Singole? A singola. È ovvio che tu non puoi mettere in una corsa a tappe 2 cronometro da 50 chilometri, sono già 100 chilometri, quindi potresti favorire o uno o l'altro. Potrebbe vincerlo Ganna, guarda, un giro così. Ma guarda che ieri si è staccato a 10 km dall'Alpe d'Huez, è che è andato piano, cioè, voglio dire. Quando correvo io ho fatto una cronometro al Tour de France, si arrivò a Futuroscope di 90 km. Cioè, sono passati quei tempi lì, sono passati anche, ci sono purtroppo dei regolamenti dove... un giro non puoi superare i 3.500 metri, cioè 3.500 chilometri, un grande giro, se il giro è quella. Devi stare sotto in questo range qua.
non puoi superare i 50 km di cronometro, quindi le cronometro devi cercare un momentino di prenderle un momentino con le pinze, perché se fai ormai i prologhi non esistono più, li chiamano già prima tappa, una prima tappa di 8-10 km è già una buona cronometro come inizio, 12-13, e poi questa qua del tour era, quanto era? 5-6 km mi sembra, no? Poi era 7, una roba del genere, 7 Poi puoi fare una cronometro sui 30-35 km, che è già una buona cronometro, e poi puoi fare una cronometro o finale o cercare di mettere dentro una cronoscalata, non lo so, cioè, ci sono tante idee che possono venire. Sì, quelle sì, però secondo me il problema, ci sono dei problemi nella crono finale, a parte, giustamente ti ha detto, logistici, perché Milano viene meglio per una crono rispetto a un arrivo di tappa, o Verona ad esempio, no? E quello va bene, però secondo me, è il mio modesto parere, così, quello che poi dicano, insomma, la gente che commenta, e ce n'è tanta, la crono all'ultimo giorno, probabilmente il problema principale potrebbe essere quello che non favorisce, diciamo, il velocista, ti dico un nome a caso, Caleb Ewan, che mi finisca a Giro d'Italia, perché se non c'è la volata finale, come c'è a Parigi ad esempio, dove uno dice, cavolo, io la bici a Parigi ce la voglio portare perché poi voglio giocarmi la vittoria finale, se lì si mette una crono, probabilmente tanti velocisti se ne vanno a casa prima, e lì già perdi qualcosa, no? Questo è il primo punto, secondo me, a favore, o secondo, insomma, la community, su perché la crono finale forse non è così eccezionale. Anche perché poi la crono finale, a parte Gioghenart Hindley, dove comunque il risultato era abbastanza scontato qualche anno fa, nel 2020, la crono finale come ultima tappa, ora, a parte Le Monde e Fignon, perché poi Pogacar e Roglic era la tappa prima. Era la penultima, comunque. Era una crono scalata, era molto diverso. La tappa finale di solito non riserva così tante emozioni, a parte Quintana, che ha perso da Dumoulin il giro. Però sono già due. Sì, sono già due, però sono risultati scontati. Cioè, non è che uno... Era strano se Dumoulin non vincesse quel Giro d'Italia da anni di Quintana, onestamente, no? Però vabbè, detto che sono belle, però ti perdi velocisti, e secondo me la crono messa prima degli ultimi due arrivi in salita, no? Perché mettiamo caso, c'è il cronoman Dumoulin in quel giro lì che dà 1-2 minuti a Nibali e Quintana, no? Si parla un po' di qualche anno fa, però se poi ci sono due tappe dove ci sarà due arrivi in salita, tappe mosse, insidiose e importanti, a quel punto lì Nibali e Quintana si giocano il tutto per tutto in quelle tappe. E poi si fa l'arrivo classico in volata e ti rimangono velocisti. Non è meglio la crono prima degli ultimi due tappe alpine? O è totalmente... Perché tanto che non si vede una crono messa prima delle ultime salite? Allora, noi cerchiamo di fare le tappe, se tu guardi gli ultimi giri, ma anche la stessa Tirreno Adriatico che inizia così, cerchiamo di mettere nei weekend le tappe con le salite. Perché? Perché portano il pubblico, perché porta la gente e porta spettacolo. Cosa che non sta facendo il Tour de France quest'anno, la motivazione la sa. No, ma il tour è sempre stato così. Solo negli ultimi anni sta momentino copiando il giro, perché se vi ricordate, il tour è sempre stata la prima settimana piatta. Sì, piattone di una settimana, poi iniziavano le Alpi, il Pireneo, il Massiccio Centrale, e questo era il tour. Ultimamente ha cambiato anche loro direzione, hanno avuto la fortuna di trovare la salita che ha vinto Pogacar l'altro giorno alla Plan de Belfi, la Super Plan de Belfi. Esatto, e quindi hanno iniziato a cambiare un momentino anche loro il tour. Loro non guardano queste cose, perché loro, come vedi, il pubblico ce l'hanno sempre, ce l'hanno avuto ieri. È vero che ieri era la festa nazionale, però è anche vero che arrivavi su all'Alpe d'Huez, voglio dire, e la gente c'è. Noi cerchiamo, no, però vabbè, comunque strategicamente è quella scelta lì, cioè nel giorno di festa nazionale molto importante per i francesi, la presa della Bastiglia, il 14 luglio mettono il tappone più
succoso, tra virgolette. L'hanno fatto quest'anno, gli altri anni non era così. Sì, sì, vabbè, in quest'anno è una scelta più o meno sulla falsa riga di quello che poi fate voi. Esatto, esatto. E difatti, dopodomani ti arrivano a Carcassonne e sarà un arrivo in volata. Quindi, cioè, capisci che ci sono due pensieri, no? Noi cerchiamo di portare la gente nei weekend e fare le grandi salite nel weekend. Loro lo fanno, loro non gli interessa, nel senso che loro la gente, ricordiamoci che a luglio l'AES è festa, quindi è tutto il pubblico è in vacanza, quindi hanno anche questa fortuna. Noi purtroppo ci sono le scuole, ci sono tante cose che... problematiche. Poi noi abbiamo anche la difficoltà di andare a cercare delle salite nuove, cioè grandi salite, oppure che superino un certo tipo di dislivello, perché a maggio non sai mai se piove. L'hanno accettata la proposta che fece Vegni di spostare il giro di una settimana avanti? Ma figurati se figurati se l'accettano, no? C'è una proposta nel 24 per le Olimpiadi di spostare tutto di una settimana avanti. Però si tratta solo di quell'anno lì, perché ci sono le Olimpiadi, poi dopo torna tutto com'è. Comunque, questo siamo già avanti di 2 anni. Con questo maggio si poteva andare dovunque, anche sullo Stelvio, sinceramente. Sì, ovvio. Però dai, poi tra l'altro... Dimmi. Prego. No, tornando al discorso di prima sulle... Ok, va bene, il discorso delle tappe sul fine settimana va bene, però, ipotesi, si può mettere una crono il mercoledì o il giovedì e fare un venerdì sabato due tappe finali da botti, da finimondo, e poi l'arrivo di domenica, in teoria, no? È chiaro. Allora, è vero, tutto si può fare, però noi abbiamo delle difficoltà grosse difficoltà organizzare cronometro durante la settimana. Parlo chiaro, Per quale motivo? Okay. Perché devi chiudere le strade tutto il giorno. Devi chiudere la strada tutto il giorno. Logistica. I prefetti e questori li vedono male, quindi preferiscono i sabati e le domeniche, appunto perché la gente non lavora. Noi tieni presente che, a differenza del tour, noi dobbiamo chiedere le autorizzazioni a qualsiasi provincia che attraversiamo, prefettura, questura, così. Il tour invece, la strada per quel mese lì è loro, possono fare tutto quello che vogliono. Queste sono grandi differenze che, vedi, noi non si sapevano. Ragazzi, basta vedere come vivono il Tour de France i francesi e come viviamo noi il giro. Sì, il giro è una bella festa. Siamo tutti contenti quando c'è, ma non proprio tutti, basta che tu apra la prima pagina dell'Equipe, vedi quello che è per loro il tour. Cioè, noi ragazzi, se bloccano la strada per il giro perché c'è una tappa del giro, sì, ci siamo noi che siamo contenti come una Pasqua, ma magari c'è 70 su 100 e dice: ma basta, avete rotto i coglioni, per non dirla troppo in maniera... Quindi allora, ho visto dei filmati a giro. Riassumendo il discorso, quest'anno ci avremo la crono finale, se hai capito, più o meno, perché ritocca la crono finale, forse ci sarà un prologo, una crono in mezzo e la crono finale. Io sto cercando di carpire quello che ci ha detto Stefano. E ci sarà il venerdì e il sabato i tapponi finali. Non ha detto niente. Stefano. Io non ho detto niente, no. Ho detto che noi cerchiamo di fare... L'ha detto te. Noi facciamo il sabato e la domenica le tappe con le montagne, questo ho detto. Però, vabbè, ci può stare, dai. Ci può stare. Ma perché non si fanno più le cronosquadre? Già diversi anni che sono un po' sparite sia dal Tour, forse la Vuelta è l'unica. No, guarda, io ero un grande sostenitore delle cronosquadre, che, come se tu vedi, anche la Tirreno Adriatico avevo messo delle tappe a cronometro, a squadre. Però una volta che l'UCI ha tolto il campionato del mondo di crono a squadre, le squadre
cioè devi dare anche un po' incontro alle squadre, preferiscono avere una crono individuale che una crono squadra. Sì, sì, perché tanti anche perché, non la fanno nemmeno. Anche perché la crono squadra devi farla entro i primi sei giorni da regolamento. Sì, altrimenti se no è troppo svantaggiato perché ha due o tre ritirati in squadra. No, ma a parte quello, ma stravolgi completamente la classifica e poi il regolamento parla chiaro. Entro i primi sei giorni devi fare la crono squadra. Però è assurdo che io faccia una cronometro squadra al sesto giorno quando magari una squadra ha già perso due o tre corridori. Come mai c'è stata questa inversione di tendenza anche da parte di Lucia? Cioè, era bella la crono squadra, almeno a gusto mio, poi io tutto opinabile, però bella da vedere. Purtroppo non siamo nella testa dei Lucia. Ci chiedono se ci può rivelare una salita che verrà fatta nel 2023. Mi hai messo in difficoltà, sai. Dai, diacci un nome, una salita che si farà nel 2023 a Giro d'Italia, in anteprima. Ma guarda, non posso. Senza metterti in difficoltà. Mi avete messo in difficoltà, veramente. No, veramente. Un indizio? Ci sarà, allora, ti dico solo che ci sarà una salita inedita. Ecco, questo te lo posso dire. Guarda, allora, guarda, solo con gli occhi rispondimi. Anche se non sarà una cronoscalata. Ok, vabbè. dice che è vicino Udine, dice c'è queste voci di questa salita, vabbè. Beh, ma sai quante voci che girano in giro, perciò non c'è problemi su questo, tanto escono tante di notizie anche da dove partiamo, non è detto, cioè sono notizie che escono, però vabbè ci sarà una salita, l'importante è parlare in giro. Ok, sì, no, chiaro. No, spiace appunto tutto sto discorso che effettivamente il Tour de France è più tutelato sia a livello della posizione, a livello di calendario, sia dalla stessa nazione Francia, no, che tutela quell'evento rispetto un po' a noi. Loro al Tour li vogliono bene davvero, noi nel senso quando c'è, sì, bello il giro, ma non abbiamo la stessa passione viscerale che hanno loro, ragazzi. È inutile negarlo, non so se siete d'accordo anche voi. Per noi è più importante il calcio che ovviamente il ciclismo. Loro, d'altronde, loro di calcio cosa hanno? Il Paris Saint-Germain e basta, cioè voglio dire, se non hanno... Qualche squadretta ce l'avevano anche loro, però poi tra altri basi... Però c'è anche... C'è Marsiglia, anche sì, vabbè, però non è che sono... Ora hanno solo il Paris Saint-Germain, è vero, infatti sì. No, beh, loro, come dicevamo prima, loro sono veramente forti a livello nazionale, cioè nel senso che loro hanno l'appoggio del governo, è vero che anche noi ce l'abbiamo, per l'amor di Dio. Certo. Però come detto prima, loro... Le strade nel momento in cui passa il tour tre ore prima diventano di proprietà del tour. Invece noi non possiamo, dobbiamo sempre chiedere i permessi per il passaggio. Quindi... Basta ritornare indietro al 2020, se ti ricordi tutto il casino che successe con la Sanremo, perché il comune non voleva che la gara passasse, da ora non citiamo il comune, che ci fu un cambio di percorso. I comuni, anche lì, cioè, mi sembra un'assurdità, che poi lì non sarà capito se il motivo era veramente il Covid, l'assembramenti, o c'era proprio una questione politica dietro, no? No, è proprio una questione ecco, torniamo al discorso di prima, no? Che noi siamo ostaggi dei comuni. Se un comune ti dice no, non passi, tu non passi. Non è siamo che ostaggi dici, tutti dei comuni, si paga solo tasse. Cioè, non è che dici, io voglio passare di lì, oh che bello, è una bella festa. Se tu decidono che tu non passi, devi cambiare percorso. Sai quante volte abbiamo cambiato punto percorso e zitti e lo facciamo?
Ma è veramente assurdo, no? Io mi ricordo la cronometro Pontedera Esatto, del noi 2006, mi pare, quando era 6, 6, quel 2006. giro di basso, vinta da Sì, Ulrich, quella crono lì. noi si abita lì vicino, quindi per me Per era noi il giorno dei balocchi. La si Tosca Romagnola passò, chiusa. anche di fianco alla Torre di Pisa. Sì, mi ricordo bene. Ma Anche di fianco a Nonna Ilva si passò. te Stefano, non hai idea, a Nonna Ilva, un ristorante tipico di Dove siamo Fornacette. noi? Sì, Ignorante, però. sì. No, però te non hai idea di uscire di casa e vedere la Tosca Romagnola, che è la strada, diciamo, la Sì, la provinciale conosco. che passa. Ragazzi, le conosco perché io non sono mezzo toscano, ma ho sposato una toscana, quindi sono mie zone Hai fatto d'allenamento. bene, bravo, buon gustaio. Però, detto questo, No, da ma ti ricordi? Pisa a Pontedera c'è questa Ah, Tosca beh. Romagnola che poi va anche La più conosco, avanti. Te non hai idea di uscire e vedere il nulla, zero traffico, tutta la mattina, perché la strada è stata chiusa dalla mattina Sì, alle 9 fino alla sera. tornando al Era discorso di partiva. prima, le cronometri, tu devi fare, devi appunto chiuderla quasi tutto il giorno, un po' per Sì. l'allestimento, un po' per la prova del percorso, un po' per la carovana, poi in più abbiamo messo anche il giro E, quindi è tutto un insieme che un cronometro ti occupa tutta la giornata. Ma è tipo i Sì. personaggi come me che hanno rubato tipo 47 cartelli, no, durante la Rischiano cronometro. rischiano la galera, vero? Si Rischia la può galera fare, anche a o distanza è di 16 illegale. anni. Ne ho rubati Vabbè, tanti, ne ho rubati tanti di cartelli. Vabbè, dai, è stata una giornata quella lì incredibile. Cioè, poi sono quelle cose che uno si ricorda nella vita. Cioè, la c'è una domanda cronometro del bella. 2006, bellissima. Cioè, È fu a una giornata spesa anche dei esaltante. comuni asfaltare le strade per far passare il giro? Questa è Passare il bella, giro. secondo me. Questa è una cosa che mi sono sempre chiesta. Allora, dipende la strada, perché se la strada è comunale ci penserà il comune, se è una strada provinciale ci penserà la Provinciale. provincia, se è dell'ANAS ci penserà l'ANAS. Per esempio, no, il Santa Cristina, che è stato fatto quest'anno, è da anni che non si faceva, e Vegni ha sempre detto perché la strada fa schifo. E quindi non si fa a Santa Cristina per quei motivi lì. Poi deduco che la strada sia stata riparata o Asfaltata comunque asfaltata. tutta è Ma la bravo. provincia. Sì, ma è stato fatto per il giro o voi avete sfruttato il fatto No, che è stata è aperta? stato fatto per il giro. Ok, va bene, queste sono E cose. anche per esempio nelle tappe giù zona Potenza, così che siamo passati quest'anno, anche lì hanno veramente, cioè, non c'è da dire, veramente quando dici che passa il giro, io trovo molti cartelli con scritto grazie per il passaggio del giro perché ci ha asfaltate le strade, ma vedo a bizzeffe. Tra l'altro, una anche a Napoli, dove c'era nel circuito, dice ripassate anche l'anno prossimo che ci asfaltano altre strade. Cioè, per dirti, no? La Sicilia, la stessa Sicilia. Cioè, abbiamo fatto 2 giorni in Sicilia, ma 2 giorni le strade erano un biliardo, veramente. Allora, manda il curriculum. Simone Ondè scrive: io la butto là, se serve uno anche solo a fare le fotocopie all'organizzazione del giro, chiamami Dico Stefano, grazie. vengo al gratis. No, beh, noi abbiamo. Vabbè, guarda che io ricevo tante richieste di ragazzi, però noi come azienda paghiamo, cioè, paghiamo tutti, non abbiamo volontari. Quindi, se vuole fare la richiesta, basta che mi manda un'email, la tengo in considerazione tranquillamente. Allora, una domanda facile che si può rispondere anche semplicemente con sì o no. Leggila pure, se la vedi, non le domande a schermo. Ma Allora, secondo me, io dalla sensazione, guardando questo Tour de France, credo che Roglic il prossimo anno al Giro ci possa anche venire, perché non credo che lui metterà più piede al Tour de France, o quantomeno, perché ormai lì in quella squadra mi sa che puntano su Vingegaard. Da qui in avanti, lui ha già 32 anni, quindi credo che sia già nella fase un po' finale, no, della sua carriera, gli ultimi 3-4 anni. E secondo me, può insomma, al giro ci essere. potrebbe anche tornare. Ecco, cioè, ci sono delle voci, o ancora è troppo presto. No, beh, stiamo già lavorando noi. È già più di un anno che lavoriamo. Ti ha sorpreso Nibali quarto quest'anno? Ma Vincenzo è un grande. Vincenzo è uno che non molla mai, è uno che. No, non mi ha sorpreso, anzi,
speravo che entrasse nei primi tre, io, figurati. Mi vedi, penso che lontano non c'è andato comunque. Sì, le ultime domande a Stefano, che poi alle 7:20 io purtroppo devo scappare, veramente c'ho un impegno. No, e quando sarà presentato il prossimo Giro d'Italia esattamente? A metà ottobre. Ok, classica presentazione come hai fatto l'anno scorso, un po' a pezzi, oppure tutto alla subito? Alla subito. Alla subito, perfetto. Torniamo ai vecchi tempi. Sì, e quindi allora, ricapitolando, abbiamo un po' capito qualcosa del prossimo giro. Salita inedita. Salita inedita. Ci ha dato un accenno delle crono dove saranno posizionate, le tappe di montagna dove saranno posizionate, però rispetto al giro di quest'anno sarà un giro un pochino più facile, tra virgolette. Sì, ovvio. Quest'anno è stato duro. Quest'anno torneremo ai giri sui 30-35 mila massimo metri di dislivello. Ma Nibali. Indrey è stato un vincitore degno del Giro d'Italia, secondo te? Vedendolo il palmarès del giro, no? Chi l'ha vinto negli anni precedenti? Ovvio, Indrey è arrivato anche secondo, un giro. Sì, 2020. Quel giro un po' anomalo, sì. Dove ha vinto Kjøgenhardt, che poi è scomparso, non si trova più negli ordini d'arrivo. Anche Indrey si era un po' perso l'anno scorso, per fortuna. Però ragazzi, è stato un abbaglio, guardate che veramente il Covid veramente ha fatto dei danni non indifferenti a degli atleti, perché io parlo con loro e molti non riescono a veramente a recuperare la forma che avevano prima. È vero, hai ragione, perché guarda, ti posso dire, con la mia scarsa forma fisica che ho, però sono un triatleta molto amatoriale e ti dico che dopo il primo Covid preso 4 mesi e mezzo fa, ora ci risono e due, e ti dico che dopo il primo Covid effettivamente a recuperare la condizione c'è voluto un po', però io non sono un professionista, quindi non so esattamente il loro fisico come possa reagire. E quindi capisco anche, ad esempio, Sagan, che ne ha fatti tre, se non sbaglio, due o tre. Quando sei al limite, Fede, dell'allenamento, quando sei tanto, tanto allenato, comunque una malattia ti debilita anche di più, paradossalmente. Sì. Perché comunque tu il fisico lo spingi al limite delle sue possibilità. Noi abbiamo le nostre belle riserve di grasso, comunque se una persona sta bene, in salute, tra virgolette, ma gli atleti di un certo tipo vanno al limite, quindi poi anche certo. Un malanno, quindi Stefano, domanda sul finale, te ne faccio due. Se c'è stata una delusione di questo Giro d'Italia, un ciclista che ti aspettavi facesse qualcosa e ti ha deluso, se possiamo fare nome e cognome in generale, senza se, senza ma, e se a tempo tuo c'erano dei corridori che ti stavano sulle palle antipatici e che no. manderesti in un purgatorio. Poi deluso no, perché sai, essendo un corridore, sono stato corridore anch'io, e quindi è difficile veramente fare. Io ti faccio un nome, Ivan Ramiro Sosa. Sì, no, vabbè, ma sai, sono cose che uno magari viene col proposito di cercare di far bene e poi la condizione non glielo permette, non ti supporta, quindi non ho questo, non. E poi per quanto riguarda l'altra domanda, credimi, a me mi chiamavano il Papa, appunto per quello che io vado d'accordo con tutti, quindi non ho avuto mai nessuno screzio con nessuno. Forse una volta ho avuto uno screzio con uno, ma poi alla fine siamo ancora amici. A Tarallucci e Vina, avete risolto. Esatto. Io invece ti faccio la domanda sull'Inter, che so che sei un grande tifoso. Guarda, quest'anno senza in televisione da me, su Sky Sport, guardando Bayern-Inter del 2010. Addirittura, quella della finale di Madrid. La finale di Madrid, sì. Ma, questa si chiama nostalgia, Dybala secondo te arriverà all'Inter oppure no? Sei contento del ritorno di Lukaku, come lo vedi? Io sì, a confronto di magari di altri che dicono di così, io invece sono contento. Ma guarda, è un discorso momentino un po' anomalo, perché è anche difficile entrare nelle logiche di una squadra, veramente, però chi non farebbe comodo? Io lo prenderei al volo.
Dybala no, vedremo, dai, dai, ancora Dybala è un no, caso Dybala aperto. deve andare all'estero, dai, è brutto vederlo la maglia dell'Inter, del Napoli, a Roma, dai, via, È parliamoci un chiaro. gobbo. Ovviamente sì, Io invece sarei curioso di vederlo con queste maglie No, no, no. qui. Sarebbe Va bene, spiritoso. Stefano, ciao ciao, salutaci il ragazzi, magro, se grazie. lo Va vedi, bene, forse te lo assolutamente. salutiamo prima. Domenica lo vedo sicuro. Vai, allora Ciao, salutaci, ciao, vai, dai. ciao, ciao Stefano, Ciao, ciao. ciao. Pensa a Insomma. te, pensa a te. Era No, questa la dai, televisione Inter-Bayern. No, guarda che lui è interista secondo me abbiamo di avuto delle indiscrezioni bastante. importanti del prossimo Sì, Giro a d'Italia. voglia. Cioè, A voglia. da quello che si è capito, potrebbe esserci un prologo corto Prologo, e due crono, cronometro, due e crono abbastanza importanti. purtroppo si rifinirà con la crono, da quello che si è Con la capito. crono. Perché allora, il discorso è che se si finisce a Milano ci ha fatto capire che è il Crono. 99% è crono. Se si va Crono. da un'altra parte dipende, però Mi. Verona Esatto. crono e Sì, quindi esatto. a me fa cagare a Sai, crono lo tutti i so, giorni. però loro comunque giustamente uno che organizza il giro ragiona anche in termini di pubblico, di comunque scenario dell'arrivo. A Milano non hai, come ha detto lui, lo Champs-Élysées di Parigi, non è un bel posto per fare la volata, non è che puoi fare la volata in Piazza Duomo perché sarebbe un disastro. E quindi invece la cronometro la fai arrivare a Piazza Duomo e diventa una bella cosa scenograficamente anche. Quindi. Guarda Ci com'è bello sta. rilassato Lorenzo, sembra Chi è? ringiovanito di 15 Ah, anni. vedi, vedi. Sembra Beckham, sembra. Ma ti va ora la linea? Sì, adesso in questa zona sì, È in fai. bagno, tra le altre cose, c'è un po' il rimbombo del bagno. No, praticamente c'era l'occhio prima che ci ha rivelato. Seguite, seguite. Ci ha rivelato qualche indizio, ci sarà una salita inedita, qualcuno ha supposto che sia la salita di Udine. Vicino Udine, insomma, vediamo una cronoscalata, potrebbe esserci. Vediamo. Le indiscrezioni ci sono state. Poi chiaramente ha dato giusto delle pillole, poi Non vedremo. poteva dire più di tanto, però più o meno sì. Sì, qualche anno fa si arrivava in volata a Milano, a tempi di Cipollini era la volata fissa a Milano e probabilmente, secondo me, Stefano non si è voluto sbottonare, ma Logisticamente diventa problematico. Sì, nel frattempo abbiamo il gemello di Sì, Lorenzo, sono cos'è? due. È il metaverso. Nel metaverso, sono due. Infatti. Peccato perché secondo me la volata a Milano richiamerebbe dei velocisti a cercare di finire il giro. Cioè, Sì, quello terrebbe sì. velocisti. Grande Davide, in pausa manente, in pausa da lavoro 5 minuti, grandissimo. Sarebbe bello se facessero punta veleno. Vediamo. Sarebbe bello vedere qualche arrivo nell'entroterra siciliano. Nel mio paesino abbiamo un arrivo stile Fiandre con 2 km al 15 in Sanpetrine. Bello. Sì, Vediamo, poi speriamo, vediamo, dai. Speriamo, che secondo me si la Sicilia, scoprano sempre nuovi posti. quest'anno non ci vanno, Ci però sono andati l'anno scorso, dici. non so, nel frattempo Lorenzo è arrivato giusto Se ne per un va. saluto di Duco. Allora andiamo a Poi. vedere la tappa di oggi, giusto per fare un resoconto. Comunque, cioè, bisogna dire che comunque tutti i vincitori di tappa del Tour de France hanno un certo spessore. Anche oggi Mats Pedersen, Sì, rispetto. Sì, un ex campione del mondo, dai, cioè non c'è niente da dire. Insomma, Wright No, buono, ma l'abbiamo già visto, perché questo è un buon prospetto. Wright è un sì, buon prospetto. un buon corridore. Prospetto, Poi cioè, 23 Ole, anni, però insomma. è già un Poi corridorino interessante. Ole, Ugo Ole, anche lui, canadese della Israel. sì, lui è un po' vecchiotto, 31enne, però insomma, un bel passistone. Poi c'è Kung, Corridore Jorgensen solido. e Ganna. Poi la volata del gruppo vinta Van Aert su Seneschal, Mozzato ancora nono, grandissimo, ancora in top 10. E i punti fatti da Mozzato in questo tour, ve le dico in diretta, Sono e diversi, poi. no, no, ma poi vabbè, comunque sia, considera che beh, un po' è sempre così, eh. Cioè, comunque per la top 10, quando c'è la volata di gruppo, i corridori sprintano, però al tour c'è ancora più bagarre per entrare nei primi 10 posti anche di tappa. Quindi il livello, i vincitori sono di spessore perché il livello è molto, molto alto. L'ha detto anche Aspetta che all'occhio prima, vanno vinto fortissimo. dei Visconti
arrivato il Visconti, ok. Sì, no, vabbè, comunque dicevamo, insomma, Mozzato grande. Ah, volevo vedere, ah, giustamente, volevo vedere quanti punti I ha fatto punti che ha fatto Mozzato. Mozzato. Sì, e ve le dico un'anteprima che il Berta ha già calcolato, grandissimo. 180 punti per Mozzato, insomma, cioè, voglio dire, Considerando il non costo che male, aveva, era non una buona male. presa. Cioè, ha fatto i punti di Eric Mas, per capirsi, ad oggi, eh. Quindi il costo che aveva era abbastanza basso e molto... Molto molto bene, direi, molto molto bene. Vorrei vedere anche la classifica del Fantatour della Discovery. 122esimo, porca puttana, ha perso un bordello di posizioni oggi. Vabbè, Male, ci sta, molto magari i punteggi sono male. abbastanza vicini, Tanta quindi gente aveva preso Pedersen, quindi mi hanno chi aveva fregato, quindi Pedersen, mi ha fregato pure a me Pedersen. io ce l'ho in campionato Mozzato Pedersen, 180, Connor 0, 180, vedete? Cioè, queste qui sono le cose che fanno incazzare, perché O'Connor costa 10 volte tanto Mozzato fra poco, vabbè. però è Pogačar così comunque ragazzi. lì davanti, dodicesimo, Cristo fa punti, Pasqualon bene, Danese, si è fatto comunque tre italiani nei primi 10, quattro nei primi 11. La generale Speriamo non che cambia. prima o poi arrivi anche un guizzo di un italiano per vincere una tappa, che non sia solo la crono della Speriamo. penultima. Speriamo. GC non cambia Perché niente, io la vedo, e io la vedo maglia benissimo. punti. Cioè, No, Ganna ma va. la crono dai, ci sta di portarla a casa. Vediamo, Speriamo. Poi non parliamo troppo in anticipo. Van Aert va Van Aert forte però è forte. pericoloso. Maglia punti, Van Aert sempre più leader, praticamente ha il doppio dei punti di Pogačar, No, e vabbè, quindi ciao. irraggiungibile, dai. Com, come dicevamo, oggi non è successo praticamente nulla. A livello di come, quindi come ho detto, rischia veramente Vingegaard di, se Di fa bene prendere la anche rivincita di quella. prendere anche la maglia Pua. Attenzione, perché se Geschke dorme, queste sono tappe. È vero che c'era due, tre, anzi, tre Gran Premio di terza categoria, però queste qui sono le Però erano tappe in punti cui da prendere magari, quelli lì. Sì, se Gasquet ce l'ha Geschke fila non è nella fuga, sicuro di eh. andare in fuga nelle grandi tappe, qui sono anche magari chi sta dietro, no? Penso a Perez, a parte Perez, Sì, no, uno di quei. Perez sì. O la Tour, ecco, boh, È non lo so, uscito vabbè. Barguil da questa potenziale classifica È uscito perché Barguil, positivo al attenzione. Covid. Sì, Positivo al attenzione. Covid stamattina non è partito, quindi era un papabile. Io lo vedevo bene anche perché come aveva affrontato la tappa di 3 giorni fa mi sembrava in buona condizione, invece Covid. Allora, tappa di Non domani. ci avevo Tappa di visto domani. bene. Tappa di domani si presta subito a fughe, perché alla partenza c'è subito un GPM, quasi 6 km al 5,4%, quindi indubbiamente domani parte subito la fuga, c'è subito una bella salitella. Domani si scannano. Poi c'è Figa. tanti mangi e bevi, tanti mangi e bevi, altro GPM di terza categoria, poi c'è un po' di fondovalle, poi si scende, no, ai 500 metri, poi si risale, non è un GPM, si riscende, poi si risale. C'è una cotta di terza categoria, 7,5 km a 3,6%, poi c'è un'altra cotta di terza categoria, e poi c'è la salita finale, che Che come è diceva GPM all'occhio quella lì? prima, sì, di seconda categoria, che è l'ultima, è quella più interessante, già affrontata diverse Sì. Sì, volte, della Croix-Nuit. non è una salita banale. Sono 3 km a 10,4%, e il tratto centrale è tosto tosto. Si è già vista un paio di volte al Tour de France, ha sempre creato delle piccole frazioni tra gli uomini di classifica, non tanti secondi. Alla fine, tra chi arriverà da Pogačar, domani ci prova, porterà probabilmente dietro Vingegaard. Qualcuno domani ci lascia 20-30 secondi, sicuro. Non so se sarà Godu, Mas, Thomas, Vingegaard o Pogačar, ma qualcuno domani 30 secondi le prende su questo strappo. Però credo che domani arrivi la fuga, anche domani. Sì, E a meno Pogacar che potrebbe attaccare La fuga Pogacar. non sia a 1 minuto e mezzo, 1 minuto prima di questa salita, e a quel punto lì lo scatto che il gruppo farà da dietro, indubbiamente andrà a riprendere gli uomini in fuga. E poi, oltretutto, sì, l'arrivo è praticamente subito dopo. Ci sarà quanto? Nemmeno 1 km, un chilometro e poco più dal termine dell'ultimo GPM. Sì. Quindi domani, attenzione, comunque ci saranno 5 Sembra. GPM, 3 di terza e 1 di seconda. Quindi Sì, ecco, qui la domani maglia uno Pua, che insomma. punta la maglia qua deve andare in fuga. Sì, domani sono un po' di punticini che potrebbe raccattare. È vero che terza categoria, quanto da mi pare 4 punti, se non sbaglio, una roba del So, però genere, 3 punti. intanto inizia a prenderli, poi Ecco, dopo, è cioè arrivato meglio Nathan. 4 di 0.
arrivato Naked, giusto così. Poi doveva tornare anche lui, no? Sì, bisogna bloccarlo subito, immediatamente. Allora, nascondi utenti dal canale, grandissimo. Comunque, senza di lui non saremmo... Se non domani... su quella salitina lì si fanno del male, altrimenti secondo me Pogacar qualcosa... E domani proverà. Questa salita qui è a favore di Pogacar, se sta bene, perché è un po' simile, sì, no? A una planche de Belfi, diciamo, solo ridotta, capito? Quindi è una tappa simile alla planche de Belfi, però chiaramente la salita è la metà corta, sì, perché dai, la planche da 6 km, questa è 3, però domani ci prova. Era a chiedere se il bot poteva fare la main sponsor al prossimo Giro d'Italia. E allora, sarebbe detto questo, andiamo a vedere l'analisi di Visconti della tappa di oggi. E vediamo un po' se la becco. Fa il video. Eccolo qua. L'analisi di Visconti sulla tappa 13 vinta da Matt Pérez. La vedo anch'io con voi ora. Ciao amici, 13ª tappa Tour. Arrivo a Saint-Étienne. Tappa lunga e dura, è veloce tanto per cambiare, quasi 46 di media anche oggi, la media del tour rimane altissima e quindi anche per i big oggi riposo poco, molto nervosismo, forse solo in finale hanno recuperato quando hanno capito che non c'erano più possibilità di riprendere i fuggitivi. Grandissima gara da parte della Trek che mette in fuga l'uomo che voleva oggi per vincere la tappa, cioè Pedersen, ormai lo conosciamo tutti, e mette in fuga un altro uomo importante come Quinn Simmons, che era colui che doveva aiutarlo e lo ha fatto al massimo. E quindi bravissimi loro, secondo me un grande errore oggi l'ha fatto la Bike Exchange, perché un corridore come Matthews doveva esserci, ha la gamba per esserci e non ha la gamba per battere Van Aert in volata in questo momento soprattutto, quindi io me la sarei giocata così, uno in gruppo ad aspettare la volata, uno in e andare solamente alla fine non è servito a niente praticamente. E bravi i nostri italiani, purtroppo per Ganna abbiamo detto la Trek ha fatto una grande gara ed è stato fatto fuori anche lui perché poteva essere pericoloso. Bravi dietro i nostri sempre lì con Mozzato, Pasqualone e Dainese. E domani arrivo a Mende, non Mendy come ho detto ieri, Mende, e secondo me vedremo un altro scatto di Pogacar. Bisogna cominciare a recuperare qualche secondo. A domani. Siamo un due a pensarla così, anche secondo me domani... Diversi, credo. Sì, poi diversi. Non è detto che lo stacchi Vingegaard, attenzione, però è probabile che uno scattino glielo pianti. Diciamo che speriamo in uno scatto un po' più costante rispetto a quei due o tre che ha fatto ieri sull'Alpe d'Huez, che sì, erano belli, bei scatti, però si sono, dopo che si accorgeva che non staccava Vingegaard si fermava subito. Sì. Potrebbe giocarsi anche la tappa con gli abbuoni. Questa potrebbe essere una soluzione. C'è un problema grosso che non ha la squadra. Perché no, la Huawei non riesce a tenere la corsa. Quindi non può permettere di spremere la squadra. Si può permettere di spremere in queste condizioni qua, dai. Da una parte il fatto di non avere la maglia in questo momento conviene quasi a Pogacar, perché non avrebbe la squadra per tenere la... Sì, li fa rifiatare un po'. Li fa rifiatare sperando su Pirenei. Sono stati penalizzati, oltretutto. Al di là di tutto, ora, noi diciamo che la Jumbo è più forte, eccetera, eccetera. Però questi hanno avuto un mini cluster di Covid nella squadra che li ha penalizzati. Questo senza alcun dubbio, perché poi oltretutto c'è stato anche un corridore che non ha nemmeno iniziato sto tour e al suo posto è arrivato Hirschi, che è come se fosse uno meno, perché Hirschi che ha fatto in questo Tour de France? Nulla. Quindi correvano già in uno meno, corrono già in uno meno. In più, i casi di Covid oggettivamente non benissimo, quindi ora lui secondo me cercherà di farli rifiatare e spererà che magari la corsa domani non sia chiusa, la tappa non sia chiusa da una fuga, ma non si sforzerà per questo. Interessante. Quindi... Fede Guerra che dice: Israele, tanti punti UCI come la EF, male lotte a Astana. Poi a fine tour con Mullah faremo reso conto della classifica, perché dopo il tour saranno cambiate tante cose. La Lotto male, perché non ha uomini di classifica. Non si sta giocando le tappe con Iwan, quindi la Lotto veramente tour per adesso abbastanza disastroso.
Io a Milano non domani vede l'ora di fare conti. riparte, non lo so se domani riparte, Io, onestamente. ragazzi, quest'anno un po' Però sfortuna, un po' se la cerca. Prossimo anno comunque penso all'occhio che. ha detto una grande cosa, comunque riguarda le tappe fine settimana. Cioè, ragazzi, fine settimana, no? È vero che estate la gente va al mare, la tappa del tour è meglio averla fra settimana, ok, va benissimo. Però a fine settimana che uno magari non riesce a non andare al mare, un sabato pomeriggio si mette qui, si guarda una bella tappa alpina, invece di guardarsi domenica una volata, che con tutto il rispetto, cioè, quando guardi gli ultimi 10 km, basta e avanza, perché domenica probabilmente Sì. sarà una volata. O comunque, se non è una volata, non sarà una tappa eccitante. Domani, anche domani, saranno da Forse, guardare gli ultimi però. 20-25 km, non credo che, è l'inizio della tappa. Boh, io non condivido sta scelta del Tour de France. Va bene, sei il tour, ok, ma è come far giocare il campionato di Serie A tutti i martedì e mercoledì, cioè poi la gente dopo un po' si stanca. È chiaro che nel Tour de France non ci si stanca mai, è vero, Vabbè, c'è solo quei 20 giorni l'anno, però boh. comunque la tappa dell'Alpe d'Huez l'hanno messa il 14 luglio, che per loro è festa nazionale, Sì, però è anche una se festa molto, guardi molto importante, quindi hanno fatto così. Poi è vero, infatti questo weekend le tappe Se non sono così entusiasmanti, dai. guardi, allora, il sabato c'è la crono e quella è bella. Sabato la crono è bello. Il venerdì c'è una tappa inutile, una volata. Il giovedì c'è Hautacam, quindi hanno rimesso una salita giovedì e il Peyragudes il mercoledì. Quindi risiamo punti da capo. Mercoledì e giovedì della prossima settimana saranno le tappe decisive per questo Tour de France, più la crono di Sì, sabato. più la crono di sabato. Domani meglio mettere Vediamo. Pogačar o Van Aert. Se Van Aert regge, Van Aert contenderà la vittoria a Pogačar, qualora si arriva allo sprint di gruppetto. Però io non credo che Però Van Aert, comunque è dura quella salita lì. È vero che cioè Van se Aert è Pogačar grande, parte, Leao, Van Aert, Van Aert però. non sta dietro gli uomini di classifica, perché quella, Se ragazzi, non è. è una tappa nervosa. Siamo già a 14 giorni di Tour de France, con Se tutto il non hai rispetto per Van Aert. soluzioni, se non hai soluzioni di un uomo possibile, papabile per la fuga, io metterei Pogačar, perché domani proverà in qualche modo. Poi, come, non lo so, perché non sappiamo, probabilmente invece ci sarà la fuga, però mai dire mai. Io Mai metterei dire mai. Pogačar, te due. Ok, ragazzi, allora ci vediamo domani, solito ora, e andiamo a guardare un po' cosa sarà successo in questa salita di Mend, e saranno dei buchi di stato. Io presumo di sì, perché comunque quella tappa lì è insidiosa. Quindi non è la tappa Ok. alpina o pirenaica di sabato, e questo spiace, però insomma qualcosina ci dirà sicuramente. Matthews o Pogačar, credo più il secondo. Matthews domani non regge, a meno che non va in fuga. Sì, Però ha però detto anche oggi se in andasse in un'intervista di non fuga, avere ragazzi. grandi gambe. Però Quindi, comunque salita con quelle pendenze lì, cioè se c'è uno che è un minimo a caratteristiche da scalatore in fuga, lo stacca, Matthews, insomma, quindi. assolutamente. Sì, assolutamente. Ragazzi, ciao a tutti. Ci vediamo oggi. Siamo stati un po' più corti. È venerdì. Andate a fare l'aperitivo, andate a cena fuori, Vai, divertitevi. esatto. Domani solito ora, per poi domenica sera fare un po' il resoconto, il punto della situazione, Prima e dell'ultimo niente. giorno di riposo e poi Prima dell'ultimo dell'ultima giorno di settimana del tour. riposo. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao ciao. Ciao raga, ciao.